Maurizio Nocera. Edoardo De Candia nacque a Lecce nel 1933 da Giuseppe e Margherita Querzola. Il padre fu guardia carceraria proveniente dall'isola di Procida. Nel 1953 Edoardo allestì la sua prima personale al caffè leccese La Torinese. Dal 1954 al 1956 viaggiò un po' per l'Italia. Il suo primo viaggio lo portò a Milano, ospite di Ercole Pignatelli, col quale frequentò gli ambienti artistici della città. Successivamente si recò a Torino, dove frequentò la scuola di Felice Casorati. Fu nuovamente a Milano, quindi a Londra. Nel 1956 fece ritorno definitivamente a Lecce. Dal 1959 al 1981 allestì mostre personali in alcune gallerie leccesi, il sedile, la cornice di Aldo Albanese, 3A, Belle Arti. Nel 1990 Antonio Leonardo Verri lo incluse nel catalogo Le carte del Saraceno, accanto ai suoi amati personaggi, i famosi selvaggi del Salento. Edoardo morì nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce una mattina d'estate dell'agosto 1992. Gli stavano vicino Antonio Leonardo Verri e Maurizio Nocera. Nel 1998 Antonio Massari, amico di Edoardo fin dall'infanzia, ha donato all'artista una tra le più tenere e poetiche biografie. La vita di Edoardo De Candia è stata libera ed in canto come il volo di un gabbiano. La sua città, Lecce, da vivo non lo comprese e non lo amò. Oggi egli è un mito. Edoardo, di Antonio Massari. Sotto il gran manto del cielo stellato, vicini al 10 agosto del mondo, lato e profondo, profondo e lato, nella cicala più non stordisce il verso, la falegnameria, rosso d'uovo bollito, la luna che ha perduto l'albume, tremo. Se mai la terra che se lo porta dietro lo perda, perda l'albume d'aria come velo di sposa nel vuoto eterno, immutabile. Sotto il gran manto del cielo, io, Saverio, Anna Maria e Francesco parliamo di Edoardo. Bordone le sinistre risate delle civette in gradito delle piramidi. Ancille mortis, tutto mio, tutto mio, tutto mio. Dei grilli il frantoio sfinito, lontano, del vento lieve il frullato nelle chiome degli eucalipti, il mio solo possibile concerto per elementi naturali, se fossi musicista. E alla fine Saverio: Antonio, ma perché non le scrivi queste cose? Ed eccomi ancora, ancora abusivo in un lavoro per me difficile, difficilissimo. Ben altra cosa è parlare del più e del meno. Lecce, via di vaste nove, pianeta infanzia, prima elementare, noi avevamo perduto il nostro paradiso terrestre, la villa di Mater Domini. Edoardo, un cavaliere senza terra. Antonio Leonardo Verri. Cominciamo con un falò. Due pittori ventenni, siamo a Lecce, estate 1954. Si hanno respirato quel che di buono si può trarre da una scrostata cultura di provincia e che hanno sul volto i segni eretici di quel che sarà il loro comportamento e la loro operatività. Hanno accatastato un buon numero di tele, lenti,
Aiside o che altro, e si accingono ad appiccare il fuoco. C'è tensione e sotto sotto anche un po' d'allegria, speciale allegria. Il fuoco è acceso, man mano cresce. I due giovani sono come intontiti e si godono il fuoco o girano intorno al fuoco. I loro nomi, Francesco Saverio Dodaro, viene dalle stazioni di Bari, Bologna, Parigi, ed Edoardo De Candia. Pensateli, ancora per un attimo, intorno al fuoco, con sul volto tutta quella luce, con gli occhi spalancati, i movimenti rapidi, pensate al fragore del fuoco, pensate al silenzio improvviso che scende sui due giovani artisti, pensate anche alle loro grida improvvise, a loro che forse vorrebbero esplodere. I due sono là per celebrare qualcosa, dalle ceneri, da quel fuoco, una loro totale rinascita. Dal falò in poi sarebbero vissuti e avrebbero operato, come poi in effetti è stato, come purissimi cavalieri, morbidi, buffi, curiosi, rigorosi. Era Edoardo. Edoardo De Candia, considerazioni inattuali, di Stefano Donno. Partendo dal presupposto che ogni narrazione biografica racconta una prassi umana, secondo un taglio orizzontale o verticale, intendo ricostruire la figura di Edoardo De Candia in un'ottica che non prescinda da un'attività sintetica, intesa come una totalizzazione attiva di tutto un contesto sociale. D'altra parte, ogni vita è una prassi che si appropria delle strutture sociali, le interiorizza e le ritrasforma in strutture psicologiche per la sua attività di destrutturazione, ristrutturazione.